Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Buzz sotto copertura. Buzz sotto copertura è uno straniero davvero particolare, perché come vantaggio standard riduce il recupero dei gadget del 20%, mentre come vantaggio comandante riduce i recuperi dei gadget del 50%. Ma prima di tutto, cosa sono i gadget? Li possiamo trovare nella sezione dei potenziamenti ed eccoli sotto appunto l'apposita tendina dei gadget. Come primo gadget abbiamo la botta di adrenalina, ripristina 63.000 punti salute a te e ai giocatori alleati, in un raggio di 3 unità. Dopo ogni punto comunque sarà potenziamento che si sblocca ad ogni livello, rimuove gli effetti negativi, cura ulteriori 4.870 punti salute al secondo nel corso di 5 secondi, rianima gli alleati atterrati, il suo recupero originale è di 150 secondi. Quindi inserendo Buzz sotto copertura nella build abbiamo un recupero di 2 minuti, pari a 120 secondi, mentre se lo utilizziamo come comandante potremo spammare la cura di adrenalina ogni 1 minuto e 15, pari a 75 secondi. Poi abbiamo l'attacco aereo, lancia 13 bombe infliggendo danni elevati con ciascun ordigno nell'area indicata. Premi mira per cambiare la forma dell'area del bersaglio, il suo recupero originale è di 155 secondi. Quindi da un recupero di 2 minuti e 35 secondi arriviamo ad un tempo di recupero di 2 minuti e 04, pari a 124 secondi. Come comandante invece potremo utilizzare il bombardamento ogni minuto e 18, quindi ogni 78 secondi. Il terzo gadget è lo stendardo. Rilascia uno stendardo che cura tutte le strutture costruite da giocatori in un raggio di una unità e incrementa la salute degli edifici a 250% per 45 secondi. Crea un'onda d'urto che infligge 89 danni nel raggio di 1,5 unità. Lo stendardo agisce da punto di rigenerazione per i giocatori alleati. Il suo recupero originale è di 300 secondi. Quindi da un recupero di ben 5 minuti abbiamo ben un minuto in meno di tempo di recupero. 4 minuti, pari a 240 secondi. Come comandante invece otterremo un tempo di recupero pari a 2 minuti e mezzo, quindi 150 secondi. Poi abbiamo le overtorrette, schiera un'overtorretta statica che spara proiettili energetici contro i nemici in un raggio di 8 unità a 6 proiettili al secondo. La torretta dura 30 secondi, viene aggiunta un'altra torretta, quando muore la torretta infligge danni ai nemici vicini. Il suo recupero originale è di 150 secondi, quindi nella build otterremo un tempo di ricarica per ogni overtorretta pari a 2 minuti. Attenzione che qua dovete anche considerare l'uptime, perciò il tempo che durerà la torretta in aria, e sottrarlo dalla nostra addizione. Quindi come comandante otterremo un tempo di ricarica di ogni torretta pari a 1.15 secondi, quindi 75 secondi. Considerando che una torretta in aria dura 30 secondi, sono due torrette, quindi 30 più 30, 60 secondi, ipotizzando che ne lanciassimo una dopo l'altra, dovremo aspettare solamente 15 secondi prima che ci si ricarichi la prima torretta. Poi abbiamo le mine di prossimità, piazza fino a 10 mine di prossimità che infliggeranno danni enormi a tutti i nemici nel raggio di 1,5 unità. Il suo recupero originale? 60 secondi. Sebbene con le mine di prossimità sia molto differente, nel senso che possiamo accumularne fino a 10, il tempo di carica sarà per una mina singolarmente, beh che dire, sono cumulabili fino a 10, e potrete spammarle tutte quante in giro. Il tempo di ricarica, inserendola nella build, è di 47 secondi. Mentre come comandante ci si ricaricherà una mina ogni 30 secondi. Poi abbiamo il campo lento, riduce la velocità di movimento dei nemici a 40% in un raggio di una unità per 45 secondi. Il suo recupero originale è di 180 secondi. Quindi da 3 minuti di cooldown otteniamo 2 minuti e 25 di cooldown. Anche qui dobbiamo considerare l'uptime di 45 secondi. E come comandante invece otterremo un tempo di ricarica di 1 minuto e mezzo.
Quindi, considerando anche l'uptime del campo lento, potremo spammare un campo lento ogni 45 secondi. Poi abbiamo la consegna di rifornimenti, chiama una consegna di rifornimenti che include 85 legno, 85 pietra, 85 metallo. Rilascia almeno un oggetto da creazione, rilascia almeno un asse o spago, rilascia almeno un minerale grezzo o polvere, rilascia almeno una parte meccanica o viti e bulloni, rilascia almeno una trappola e munizioni. Il suo recupero originale è di 330 secondi. Quindi da ben 5 minuti e 30 secondi otteniamo 4 minuti e 24. Mentre, come comandante, lo avremo ogni 2 minuti e 45. La cosa che non mi piace della consegna di rifornimenti è che ogni volta che ci lanciamo in missione, anche la prima volta che vogliamo utilizzarlo, dovremo aspettare il tempo di ricarica. Infine, abbiamo il teletrasporto, schiera due pedane di teletrasporto mobili a una distanza massima l'una dall'altra di 30 unità. Sali sulla prima ed emergerai dall'altra, dopo averla posizionata, si innesca in 1,5 secondi. Le pedane di teletrasporto possono trasportare proiettili alleati, riduce il tempo necessario per accogliere una pedana di teletrasporto a 0,5 secondi, le pedane di teletrasporto possono trasportare proiettili nemici, il suo recupero originale è di 120 secondi, quindi da un tempo di ricarica di 2 minuti otterremo 1 minuto 36. Come comandante invece lo avremo disponibile ogni minuto. In conclusione raga, vi basta selezionare l'equipaggiamento eroe con Buzz sotto copertura e andare nei vari gadget a ottenere precisamente quanto tempo di ricarica hanno singolarmente i vari gadget con la build che avete attualmente. Beh, che dire raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, fatemi sapere se vi è tornato utile e con Buzz sotto copertura, quali di questi gadget preferiresti utilizzare? Fammelo sapere con un commento qui sotto, io per oggi vi saluto, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!